Ed ecco qui il nostro diabolico piano: far diventare indipendenti tutte le nazioni del nuovo mondo per poi dopo conquistarle. Fantastico! Ave gente, sono Larus e qui sul gioco della ruota di Europa Universalis 4 con Haiti. Dunque, nell'ultima puntata abbiamo supportato la Colombia, Argentina e anche il Perù per un'eventuale indipendenza. Tutte queste nazioni qui diventeranno indipendenti, ovviamente, in questa guerra, perché la stiamo vincendo. E in questa guerra qui, più che altro, il mio obiettivo è buttare via l'Inghilterra dal nuovo mondo, perché questo può creare veramente dei danni enormi a loro, e questo mi può anche dare una mano per conquistare nuovi territori della zona, perché ricordate, io voglio Panama. Panama è il mio obiettivo. Voglio conquistare quella zona e fare di tutto per prenderla. Dunque, senza ulteriori indugi, andiamo avanti. Del resto, abbiamo battuto l'Inghilterra in una delle battaglie navali più grandi, nelle Galapagos, e abbiamo disintegrato la flotta britannica completamente, e possiamo fare una nuova moneta. Questa riforma monetaria, fatemi vedere. Dunque, l'inflazione non è che mi va tanto, però la tradizione repubblicana, sinceramente, non è che me ne frega tanto. Perché altro l'inflazione non voglio aumentare. Non voglio assolutamente aumentare l'inflazione. Voglio stare tranquillo così. Poi del resto. Qua. La Castiglia continua a cavarsela così così. E vediamo un attimo come se la sta cavando Sardegna e Piemonte. Sardegna e Piemonte ha preso Ancona, Pisa e la Corsica. E basta. Del resto, sapevamo già che aveva perso tutta la Borgogna, tutta questa zona qui che per me era piuttosto importante. Tuttavia, comunque, continuano a controllare diversi territori che comunque sono importanti. Cioè, sta andando bene, potrebbe andare meglio, però sta andando bene. Poi del resto, abbiamo bisogno di una provincia che produca naval supplies. L'unica cosa è che non so dove vengono prodotti, per questo io voglio vedere dove stanno questi beni? Vediamo. In Norvegia sono sicuro che ci stanno, quindi andiamo a cercare un attimo lì. Ecco, prendiamo Naval Supplies. Più che altro stanno in Florida e anche nella Louisiana del Sud, che guarda caso è controllata dal Portogallo. Quindi, altri territori. Nel Nuovo Mondo non è che ce ne sono tantissimi che hanno questo tipo di risorse. Più che altro ce ne sono tanti in Russia. In Prussia c'è un casino. Dobbiamo trovare un modo per prendere questi territori qui. Ovviamente la Florida è un'ottima alternativa, solo che sono alleato con la Francia. Potrei prendere questa provincia qui, appunto, Baia Goula, giusto per questa risorsa qui. Si potrebbe fare. Vediamo qui, nei trattati di pace. Ah già, devo andare direttamente al Portogallo e chiedere poi dopo nei trattati di pace magari se riesco. Nah, non posso. Vediamo, faccio così. Ah, non posso prendere quelle province praticamente mai. Vabbè, non importa. Continuiamo la guerra, magari quando diventerà indipendente anche la nazione della Louisiana portoghese, posso fare qualcosa. Qua abbiamo affrontato una flotta portoghese. Ah, peggio per loro. Vediamo un po' come andrà avanti questa battaglia, ovviamente vincerò. Abbiamo catturato addirittura anche tre navi. Cosa piuttosto buona. Del resto, possiamo aumentare il prestigio? Che è piuttosto basso, mi sa che in questa guerra con tutte queste battaglie navali di sicuro aumenterà di per sé. E del resto siamo una potenza navale ormai affermata. Poi, i nostri generali sono un po' preoccupati, possiamo diminuire il costo delle tecnologie diplomatiche, direi che si può fare. Ok. E qui stiamo, i miei alleati stanno occupando tutte le province dell'Honduras. Dunque, adesso il war score sta aumentando e considerando sempre che grazie a quella battaglia piuttosto grande abbiamo delle Galapagos abbiamo vinto,
praticamente un casino di punteggio, e quella che abbiamo praticamente perso è stata quando degli haitiani colombiani hanno attaccato i brasiliani. Cioè, del resto abbiamo vinto tutte le battaglie, abbiamo solo perse tre su tante. Quindi ben venga, ben venga, siamo messi molto molto bene. Poi del resto, cosa possiamo organizzare? Qua devo unire le due flotte, e qua posso di nuovo iniziare a controllare la zona commerciale. Vediamo. Questa zona qui, ovviamente, sono i Caraibi. Ma considerando anche un po' il resto, posso fare qualcosa, tipo andare nella Costa Avorio e aumentare un casino i miei guadagni. Si può anche fare questo. Vado qui e aumento i guadagni. Si può fare. Così trascino sempre più soldi da quella zona. Comunque ne arrivano un bel po' di soldi dalla costa, da Timbuktu verso la Costa Avorio. Non me l'aspettavo, sinceramente, tutto questo afflusso di soldi da quella zona. Che ora che ci sono le mie navi guadagniamo ancora di più. Che riusciamo a trasferire tutti i soldi nei Caraibi. Che intanto nei Caraibi guadagniamo tanto più che altro perché abbiamo edifici, non per la flotta che va a controllare la zona. Più che altro controllare le zone con la flotta serve in territori stranieri. Intanto qui stanno prendendo Città del Messico. Quindi è praticamente una guerra molto molto grande. Prendiamo un po' di mercantilismo che mi serve. Per farmi vedere quanto ho di mercantilismo. Mercantilismo 34%. Ottimo. Più 34%. Poi, del resto, trade power globale 5. 53%, che buono. Trade steering 80%, efficienza commerciale 110%. Dunque, adesso bisogna di prendere un po' più potere dal punto di vista della fazione repubblicana, cioè non ho bisogno di abbassare comunque tantissimo la tradizione repubblicana, quindi la tengo sotto questo punto di vista. No, quello che ho detto non ha fatto alcun senso, però comunque non volevo abbassare troppo la tradizione repubblicana, perché se non ho problemi magari passa addirittura a essere una monarchia, che non voglio. Poi Magua, dov'è? Managua, ecco, l'ho presa. Su Managua e posso colonizzare altre zone. Sinceramente non so cosa colonizzare. Potrei colonizzare Mosquito, perché no? Questa zona qui non è un granché ricca. Però. Non so cosa fare. Potrei colonizzare questa zona qui. Che così do problemi alla Gran Bretagna. Oppure. Non lo so. Forse mi conviene prendere altre zone nel nodo di Panama. Quindi prendiamo Mosquito. Aspetta, vediamo un attimo se ci sono zone commerciali importanti. No, cioè, prendo Mosquito allora. Non abbiamo troppe alternative. Per guardare un attimo, qua abbiamo un porto addirittura anche nell'Oceano Pacifico, che è importante. Che anzi può essere veramente molto importante, perché così posso iniziare anche un po' a colonizzare le Hawaii. O comunque tutte queste isole qui, che sono incognite, però si può fare. Non voglio spingermi però troppo in là, perché magari entro in conflitto di interessi con la Malesia. E questo non mi interessa. Poi del resto, qua c'è il Brunei che sta colonizzando le Filippine. Ah, e le mie colonie intanto ai Taiwan sono fallite tutte, è rimasta solo in piedi una. Io volevo prendere Taiwan tutta e non l'hanno fatto. Va bene, non c'è altro da dire. Poi tariffe sul grano. Tassiamo o lasciamo così com'è? Ma lasciamo così com'è, non voglio mettere tariffe sul grano. Poi del resto, la guerra continua, però non c'è nessun sintomo di pace. Nessuno sta discutendo riguardo a qualche trattato di pace, purtroppo.
Che abbiamo vinto la battaglia di Moschito. E qua ci sono intanto i britannici che stanno prendendo un paio di zone qui. Non so se mandare i miei soldati. Perché intanto la maggior parte dei soldati delle altre nazioni stanno tutti in quella zona lì. Dei miei alleati stanno in mezzo al Messico a combattere contro gli nativi. A caso, totalmente a caso. Però fanno così. Ah, qua c'è una flotta britannica. Affrontiamo la flotta. Che se riusciamo a beccarli nel Golfo del Messico abbiamo praticamente vinto. Becchiamoli così. Che abbiamo ingaggiato un nemico. Distrutto. Poi dove sono le altre navi? Saranno qui in mezzo. Fatemi vedere. Eccoli qui. Beccati. Ovviamente perdono. Che loro oltretutto un esploratore. Distrutto un'altra flotta. Vediamo nel ledger come sono messi. Sono curioso. Sono estremamente curioso di vedere come sono messi nel ledger. Vediamo. Navi pesanti sono quello che ne ha di più. E gli inglesi? Hanno 7 navi in totale. C'è la flotta britannica. È devastata del tutto, hanno 7 navi in totale. Oh mio Dio, 7 navi. Io sono al quinto posto come flotta più grande, tuttavia sono quello che ha più navi pesanti. Ovviamente ci sono gli ottomani che se si affrontano nel Mar Mediterraneo vincono, di sicuro vincono. Però io continuo sempre ad avere una flotta molto più potente perché ho tantissime navi pesanti. Quindi tutto l'investimento che ho fatto è servito un casino. È servito tantissimo. Poi del resto, cosa posso fare? Sì, ma Managua è diventata una mia zona importante. Tanto qui ho distrutto a Capoverde una flotta. Qui ci sono delle navi da trasporto. Vediamo se riesco a beccarle. Strano, non le ho beccate. Adesso le beccate, probabilmente dovrei vincere. Perché le navi leggere sono più potenti di quelli da trasporto, appunto. Ho vinto, ma non è che fanno così tanti danni. Quindi, prima che tu possa vincere la battaglia, si ritirano. Questo è naturale. Potrei anche occupare questi territori della Sierra Leone, Karoo. O anche Benin. Si può fare. Solo che non so se voglio mandare delle mie navi in quella zona. Non ne sono sicuro. Si vedrà. Almeno adesso voglio finire la guerra. Questa guerra qui che è abbastanza importante. Poi intanto il nemico non si riprenderà. Non si riprenderà per niente. Possiamo fare il vascello a tre ponti, solo che siamo andati un po' troppo avanti. E ora? Vediamo che la Colombia è diventata indipendente. Però c'è ancora il Perù che è sotto la Bretagna. Però la colonia è indipendente del tutto. Dunque, io vorrei rompere l'alleanza subito. Prima cosa che faccio è rompere l'alleanza. E voglio vedere. Tanto anche il Perù è diventato indipendente. E anche la Plata. Perù mi vuole bene. La Plata no. Però tutte e tre sono alleati. Sono tutti alleati assieme. Hanno fatto una piccola lega. Una piccola coalizione. Dunque. Questo cambia lo scacchiere in maniera piuttosto importante. Dunque, quello che voglio fare è prendere Panama. Voglio Panama. Iniziamo già subito, 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 subito a fare dei claim sulla zona. Io tolgo l'alleanza a scanso di equivoci, perché non voglio far sì che il nemico, comunque i miei alleati, possano pensare che io devo entrare in guerra con loro,
aiutarli in maniere strane. No, io voglio comunque prendere Panama. Poi dopo il resto possiamo essere alleati, ma finché c'è questo conflitto di interessi io non posso andare avanti. Per carità, sono contento che adesso un po' lo scacchiere sta cambiando abbastanza. Più che altro mi interesserebbe adesso supportare il Brasile, perché a me serve un alleato forte come il Brasile nella zona, per affrontare la Colombia o altre nazioni. Poi del resto non è che hanno così tanto potere commerciale, riesco a vincere. Intanto a me la cosa importante è che non ci sia troppo potere commerciale in questa zona, cioè io devo controllare questa zona, la sto controllando infatti della Costa d'Avorio. Però il Brasile, sì, porto 4,65 e 1,99 che sarebbe 2 nelle ambo due le parti. Però se il Brasile diventa indipendente, sì, posso perdere il potere commerciale, ma non è così grave, perché il Brasile mi conviene di più tenermelo come alleato indipendente, piuttosto che una nazione che magari non mi toglie tanto potere commerciale in quanto non indipendente. Però, vedete, la questione è, le scelte sono due. O posso lasciare il Brasile indipendente, cioè farlo diventare indipendente. E se lo faccio diventare indipendente, diventa un mio alleato abbastanza importante nella zona, però diventa un partner commerciale più potente in questa zona. Quindi c'è la probabilità che il Brasile, almeno nella costa del Brasile e dell'Amazzonia, possa controllare di più il potere commerciale. Questo è un po' un male. Però, considerando che la maggior parte del potere commerciale mi arriva direttamente dalla Costa d'Avorio, e dalla Costa d'Avorio il commercio non potrà mai arrivare in Brasile. Mai, vedete, non c'è nessuna rotta commerciale che porta nel Brasile e arriva solo nei Caraibi. Io posso, senza farmi problemi, dichiarare indipendenza loro, perché diventano sì potenti, però comunque non riescono a togliermi il potere commerciale. Me lo tolgono solo nel Brasile, ma non è un granché. Per carità, io preferisco che mi possano togliere 4,68 in questa zona qui di potere commerciale, e io possa prendere 10 in più di potere commerciale in questa zona qui, prendendo Panama, piuttosto che fare il contrario. È una questione più che altro di compromessi, perché non possiamo ottenere tutto. Bisogna pensare a che cosa ci conviene ottenere. È un discorso un po' contorto, però se mi seguite, il mio ragionamento ha del senso. Del resto, possiamo andare avanti con le nostre tecnologie militari, direi, o anche diplomatiche, possiamo andare avanti senza farci troppi problemi, che così prendiamo meno decadimento del prestigio. E poi supply trains, direi che si può fare, che così la velocità di rinforzo aumenta. Perché poi oltretutto una guerra contro la Colombia, Perù e La Plata non la posso vincere, perché io non ho abbastanza uomini nel mio esercito. Questo perché non ho tantissimi territori. Posso puntare su una flotta, per carità, la più potente del mondo, però non posso vincere sotto questo punto di vista. Infatti la cosa curiosa è che credo di non avere, a parte questo territorio qui che è di una nazione coloniale, non ho territori che non sono sulla costa. Cioè tutti, se controllate tutti i territori che controllo di mia persona, senza delegazioni o cose varie, li controllo io del tutto. Guardate. Non c'è un territorio che non abbia un porto. Ed è fantastico questo. Poi del resto. Direi ora iniziamo già subito a fare a Panama qualcosa. E poi oltretutto loro sono solo alleati con la Plata. Non sono nemmeno più alleati col Perù. Quindi il Perù in questa guerra mi potrebbe aiutare. Per carità, il Perù è un avversario indecente. C'è un avversario, un alleato indecente. Non mi potrà mai aiutare. Però comunque può servire a qualcosa. Dunque, i miei alleati arriva solo Perù, dei loro alleati solo La Plata. Per guardare un attimo com'è la situazione. Se noi prendiamo Perù, anzi, diamo direttamente Ledger, armate, perché la flotta vinco, non c'è nessun problema, ma per le armate. Perù e Colombia, vediamo Colombia che è più importante. Loro hanno 26.000, cioè praticamente siamo alla pari. E invece La Plata 29.000, che sono alla pari di me, però messi assieme sono il doppio. Questo è un po' una cosa che non mi piace tanto.
Comunque dovrei poi dopo supportare veramente l'indipendenza loro. Dovrei farlo del tutto. Ok. Però potrei anche fare un conflitto commerciale. Si potrebbe anche fare questo. Giustifico due tipi di conflitti diversi. E intanto a Moschito viene prodotto il sale. Faccio questi due tipi di conflitti diversi. E riesco a vincere sotto questo punto di vista. Senza ombra di dubbio. Poi ovviamente il mio piano qual è? Il mio piano è isolare il nemico dove è possibile. Ovviamente, siccome una flotta potente, bisogna utilizzare questo a mio vantaggio, cioè tenere la flotta nei porti, perché così almeno il nemico può arrivare nei miei territori e mentre si sposta con i soldati sulle navi, io posso attaccare quelle navi lì con la mia flotta. Ha senso come piano? Sì, ha senso. Quindi possiamo anche fare questo. Del resto, non sto guadagnando tantissimo perché sto spendendo un po' nella flotta, immagino. Sì, infatti sono un po' alto sotto questo punto statistico. Dunque, qua quanto ci mettiamo? Dunque, fi dovrà finire. Tra un bel po', però non è un problema. Sì, poi considerando anche che la Colombia è un territorio un po' difficile da in cui combattere perché è piena di montagne, mi sa che starò a combattere sulla costa. Fare qualche attacco qua e là, rapido, senza farsi troppi problemi. Io voglio proprio Panama, cioè finché non ho Panama io non posso essere alleato con la Colombia. Dopo si può pensare un'alleanza. Ma adesso no, assolutamente non si può pensare a questo. Per la nuova moneta, no, non voglio perdere inflazione. A posto, così. Dunque, poi del resto, guardando un po' i trade goods, a Panama si produce pesce, purtroppo. Vedendo un po' il resto, dove c'è l'oro? L'oro ovviamente c'è nel Perù, ma il Perù è naturale, c'è un casino d'oro. Eh sì, cioè non è che sono delle zone così tanto ricche, almeno quelle della Plata. È più ricco più che altro la zona del Perù. Qua vediamo che è proprio una zona straricca, straricca. Il Perù, se sei una nazione coloniale, devi puntare a quelle zone del Perù. È proprio un must. Assieme ai Caraibi sono le zone più importanti. Poi del resto. Chu Decker. Devo ancora aspettare un attimo di un paio di anni perché sono troppo avanti per il tempo. Poi del resto. Qua stiamo quasi finendo. Ok, abbiamo preso Trade Conflict. Quanto dura questo casus belli? Anzi, io non ho mai fatto guerre per trade conflict. A essere sincero. Vediamo. Posso trasferire. Potere commerciale. Riparazioni monetarie. Intanto salutiamo anche Avionauta. Piccolo spoiler sotto, in basso a destra. Imperialismo. Vediamo. Prendere la capitale di Cartagena. Ah, questo qua si può fare anche. Non lo so. Bloccare i porti, ovviamente, questo mi porta a una vittoria piuttosto rapida. Però io voglio prendere voglio prendere Panama. Voglio prendere Panama. Del tutto. Ok. Quindi. Aspettiamo che finisca qui il tutto. A proposito, spostiamo le nostre navi lì. Ok. Dunque, in questa guerra mi dovrebbe seguire il Perù. Per prendere la capitale. Vedendo quali sono i suoi rivali. Non so quanti mi possono seguire. Conquista, prendere Panama.
Oppure potrei anche fare Trade Conflict, che si può fare senza dubbio. Che così nel caso sbagli posso prendere punti bloccando tutti i suoi porti. E facendo così divento molto molto avvantaggiato sotto questo punto di vista. Perché guardate la Colombia, controlla il 51%. Se riusciamo a prendere Panama e anche Cartagena. Cartagena e Panama, devo prendere queste due zone. Veramente posso vincere del tutto. Però devo fare imperialismo per prendere anche Cartagena. Iniziamo anche a fare un fabricate claim su Cartagena. Probabilmente non riuscirò a prenderla in questa guerra perché inizierò subito. Però qualcosa si può fare. Dunque, la puntata è già andata avanti per un bel po'. Per questa puntata è tutto. Votate, commentate e ci sentiamo alla prossima con la guerra per prendere Panama. Ciao ciao! Il Granduca Ferdinando I di Toscana fece l'unico tentativo italiano di creare una colonia nelle Americhe. A questo scopo organizzò nel 1608 una spedizione nel Brasile settentrionale, al comando del capitano inglese Robert Thornton e sotto la supervisione di Sir Robert Dudley. La ragione principale era quella di sviluppare il commercio del legname pregiato dall'Amazzonia verso l'Italia, creando una base coloniale tra i possedimenti spagnoli e quelli portoghesi nella costa atlantica settentrionale del Sud America. Terminato il suo viaggio esplorativo, il galeone Santa Lucia, usato dal capitano Thornton, tornò a Livorno nel 1609 con molte informazioni e materiali da studio, da aborigeni a pappagalli tropicali. Dopo aver fatto scala a Trinidad, era quindi pronto a imbarcare coloni originali da Livorno e Lucca per portarli in Sud America, ma sfortunatamente Thornton trovò deceduto da pochi mesi Ferdinando I e il suo progetto coloniale venne annullato dal successore Cosimo II.